Al 1 novembre il nuovo direttore dell'unità operativa complessa di gastroenterologia ed endoscopia digestiva dell'ospedale Fracastoro dell'ULS 20 è il dottor Gianmarco Bulighin. Laureato sia all'Università di Padova, ha completato la sua formazione professionale a Londra. Si è sempre occupato di gastroenterologia ed endoscopia digestiva. Medico volontario in Brasile ed in Kosovo nell'ambito della missione di pace postbellica, da 10 anni segue l'attività di screening del colon retto e per 3 anni è stato direttore facente funzioni della gastroenterologia dell'USL 20. 3 anni. Sono cambiate alcune cose. Sì, sono cambiate alcune cose, nel senso che abbiamo potenziato l'attività di endoscopia digestiva, implementando con una sala in più, e nello stesso tempo abbiamo dato un'attenzione particolare alle malattie infiammatorie croniche, quali la retocolite ulcerosa e il morbo di Crohn. Questi pazienti con queste affezioni trovano una risposta adeguata sia in ambulatorio, sia in day hospital, sia con eventuale ricovero. Sono cambiate delle cose anche per quanto riguarda i posti letto. I posti letto sono 8, con un indice di occupazione che supera il 100%, arriva al 112%, quindi vuol dire che con una struttura fisarmonica andiamo ad occupare altri posti letto del dipartimento. E quindi sostanzialmente è un segno di attività di questa unità. Quali sono le patologie più frequenti? Sì, noi abbiamo prevalentemente ricoverati pazienti con pancreatite, ittero, emorragie digestive e malattie infiammatorie croniche. Che cosa si intende per intensità di cura? Ma l'intensità di cura è un progetto molto interessante che interessa il nostro dipartimento e su cui stiamo lavorando da mesi e prevede sostanzialmente che determinate risorse e impegni vengano indirizzati a seconda che i pazienti richiedano o una maggiore assistenza o un maggiore impegno clinico. Il vostro impegno maggiore, in pratica il vostro fiore all'occhiello. Ma direi che sostanzialmente la gastroenterologia e l'endoscopia digestiva di San Bonifacio è caratterizzata da un grosso impegno sull'endoscopia. Queste 4 sale di endoscopia digestiva assicurano un'attenzione particolare in questo ambito. Abbiamo una grossa attività sullo screening del cancro del colon retto, abbiamo implementato l'attività sulle vie biliari e pancreatiche e pertanto queste 4 sale sono estremamente utili. Per il futuro su cosa si sta puntando? Ma noi puntiamo sulla qualità. Io penso che un'endoscopia di qualità sia l'obiettivo che ci aspetta. I pazienti devono essere sottoposti a endoscopia quando hanno delle indicazioni precise, quando l'endoscopia è in grado di fare una diagnosi precisa o escludere una determinata diagnosi e quando soprattutto i rischi per il paziente vengono sostanzialmente ridotti al minimo.